Arnaldo Piton, presidente della Proloquo di Medunea Livenza. Beh, abbiamo visto sui giornali oggi una sua proposta riguardo alle profughe e la Dia Tiriba che continua con il suo sindaco. Puoi spiegarci un po' come sta andando questa telenovela? Ma guardi, intanto un saluto ai telespettatori. Non è nessuna telenovela e da parte nostra non è nessuna diatriba. I fatti oggettivi sono che sembra che a Meduna qualsiasi lavoro che fa la Proloco non sia di buon grado al sindaco. Faccio una premessa: quest'anno è stato un anno veramente positivo per la Proloco e per il comune di Meduna. Abbiamo fatto belle iniziative, le solite, la festa della birra, la boia e la festa del pesce, però abbiamo proposto delle novità, abbiamo riproposto il moto raduno, che erano per molti anni che non si faceva a Meduna, con un bellissimo risultato, e ringrazio la Samuela di questo, che è una cara ragazza che ci ha dato una mano per poterlo fare, riproporre. È stata in piazza ai primi di agosto, è stato un evento bellissimo che abbiamo collaborato per la prima volta con i commercianti del paese, esempio, una bellissima in abbinamento culturale con la visita guidata e tutto quanto. Quindi la Proloco a Meduna fa delle attività positive che portano lustro al paese, quindi credo, faccio a volte fatica a capire il motivo di questa diatriba che non è nostra comunque. Ecco, e per quanto riguarda i profughi, diciamo? Beh, è questo, cioè noi a Meduna abbiamo delle profughe, delle ragazze, alcune incinta, ci sono alcuni bambini, e abbiamo deciso come Proloco di fare del volontariato. Cosa vuol dire? Ci sono, inutile far finta che non ci siano, inutile buttare benzina sul fuoco, ci sono, credo che rimarranno. A questo punto abbiamo detto, beh, proviamo a coinvolgerle, è una maniera di integrare, di far integrare, senza volere sostituirsi a quello che è le regole, tant'è che noi abbiamo chiesto alla prefettura, alla stessa cooperativa che gestisce queste ragazze, quindi vogliamo fare le robe in chiaro. Cosa vuol dire? Apriamo la porta, cerchiamo di coinvolgerle con le pulizie, a servire dei tavoli. Credo che non sia una bestemmia questa cosa qua, sia una cosa di buon senso tutto qua, cioè avvicinare delle persone che in qualche maniera in parte le manteniamo lavorando gratis. Non credo che sia niente di sbagliato. Anche perché i comuni, a volte ci sono i comuni che le adoperano per i servizi socialmente utili, insomma. Sì, so che l'amministrazione avrebbe tutti i mezzi da poterlo fare, ma questa è una scelta, è un'altra scelta. Ecco, io chiedo e dico veramente al sindaco meno cattiveria, meno invidia, più buon senso e più amore e cuore.